due prestazioni eccezionali per lei in Coppa del Mondo, un secondo posto a Lax, un terzo a Maribor. Forza, forza Lara, mentre vedete inquadrata la madre nella finestrella che il nostro regista ci ha proposto. Eccola, ecco Lara, vediamo un po', spegniamo magari l'audio della mamma perché se no non si capisco più niente. Angelo, eccola in azione, vediamo il suo intermedio 1.19.78, quello da battere, lì è andata via un attimino larga, è dietro, 43 centesimi di ritardo, adesso deve mollare tutto perché la Chauvet sicuramente non ha fatto una grande prima parte di manche. Lara sta sciando bene adesso, adesso deve lasciare andare tutto per tutto in quelle trippe. Eccola ora in queste ultime porte, l'ultima trippa è andata abbastanza bene, deve prendere velocità per le ultimissime porte, chiude in 45-15 ed è prima con 55 centesimi di vantaggio ed esplode la gioia della mamma. Anagori fuori, è incredibile, ma che succede? Tutte nelle prime porte. Incredibile, a questo punto una azzurra è a medaglia matematica perché devo scendere ancora a tre. Una di queste è Deborah Compagnoli, al comando della gara c'è Lara Magoni con Morena Gallizio quarta, Elisabetta Biavaschi sesta, mentre vedete questo Giorgio D'Urbano tra le sue ragazze, tra Lara Magoni sulla sinistra e Elisabetta Biavaschi sulla destra, anzi Morena Gallizio scusate sulla destra, ed è incredibile quello che sta accadendo. Ci sentiamo tra 5 secondi. Pensate la tensione per chi deve partire ora, che ha visto uscire una dopo l'altra le prime. La tensione poi la vedete invece quella di Lara Magoni che non sa più cosa fare per cercare.